Novità per la piscina maceratese, lavori, interventi di rinnovamento e una novità anche per la profondità. Era un intervento che secondo noi, diciamo tutto lo staff, ormai era improrogabile, nel senso che per dare un servizio migliore ai nostri atleti, alla scuola nuoto, ma anche per le signore che fanno fitness, poter non mettere i piedi per terra, avere uno scarico completo, la palla a nuoto richiede profondità, il sincronizzato richiede profondità. Era una cosa in cui credevamo veramente molto e finalmente ci siamo riusciti. Parliamo un po' delle attività. La piscina ovviamente è aperta, quando inizieranno e quali sono? Allora, la piscina è aperta, ma in questi giorni stiamo facendo segreteria, diciamo che cominciamo da lunedì effettivamente tutte le attività e pensiamo di andare a regime, diciamo, nei primi giorni di settembre. Ovviamente facciamo tutte le attività della scuola nuoto per tutte le età, quindi noi prendiamo già dagli 0 anni con i genitori in acqua fino alle persone, diciamo, un pochettino più anziane che possono fare attività di riequilibrio, eccetera. Ovviamente tutti i corsi della scuola nuoto, bambini che imparano a nuotare o che si perfezionano, e poi una volta che in acqua stanno bene abbiamo tutte le attività, diciamo, che sono un pochettino più qualificate, per cui i corsi preagonistici, l'attività agonistica del nuoto, l'attività agonistica del salvamento, che è una specialità molto interessante del nuoto in cui noi crediamo molto, ci sono i corsi per assistenti bagnanti e poi tutte le specialità del fitness. Quindi nel fitness abbiamo acqua gym in acqua alta, in acqua bassa, abbiamo la bike in cui, diciamo, ci abbiamo anche qualche ragazzo in più, mentre il fitness di solito è un pochettino più femminile, invece con l'acqua bike riusciamo ad avere anche qualche ragazzo perché si pedala, si lavora molto. Abbiamo tutte le attività che riguardano l'acqua baby, le gestanti, corsi specializzati per chi magari ha avuto piccoli traumi. Ovviamente la riabilitazione, abbiamo una collaborazione con l'Istituto Santo Stefano, però una volta che la fase riabilitativa acuta è stata terminata si può continuare con un mantenimento con le nostre attività. Quindi noi abbiamo veramente un'utenza completa, differenziata, e siamo pronti per dare servizi a tutti. Quindi si parla tanto di piscine a Macerata, ma una piscina che funziona già c'è? Beh, allora, è chiaro che il discorso del progetto piscina Fonte Scodella è un bel progetto per Macerata, un impianto moderno, serio, diciamo, in cui si possono fare attività di livello nazionale. Questa è una piscina, diciamo, che ha i suoi anni, ma che noi abbiamo cercato di rinnovare, di aggiornare. Oltre all'intervento che potete vedere qui in vasca, abbiamo anche rifatto tutte le linee idriche, fatto l'impermeabilizzazione del tetto, ci sono da quest'anno le docce con l'impianto tecnologico, con il timer, i phon. Quindi diciamo che noi, finché c'è questa piscina, vogliamo offrire il servizio migliore, e con la nuova profondità ci siamo messi a livello delle piscine che ci sono qui intorno, anzi forse 1,85 m credo che sia una delle piscine più profonde in questo momento.